con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E viva lo Spirito Santo. Vogliamo ricordare un po', sabato 14 e domenica 15 maggio 2016 gli orari, come raggiungerci e praticamente anche un attimino come possiamo fare per la partenza, dove per chi non è del paese o zone limitrofe, dove possiamo trovare un itinerario, delle guide o qualcosa, anche perché per non partire alla sprovvista per arrivare a Melfi, sì. Il castello è lì, però da dove parte questa rievocazione? Da dove inizia? Dunque, è chiaro che, come dicevo prima, abbiamo due giorni. Abbiamo il sabato 14 e domenica 15. Che le date sono anche variabili. Come varia Pasqua, varia anche la Pentecoste, quindi non può essere mai una data ben precisa. Quest'anno ricorre il 14 e il 15. Il 14 parte dalla mattina, come dicevo, dall'invito alla popolazione di lasciare la città, quindi ci saranno armati, ci saranno un gruppo di persone che rievocano anche i nobili e le dame di quell'epoca, che gireranno il centro storico per chiedere ai popolani dell'epoca di rifugiarsi sul Monte Vulture. Poi inizierà anche un evento di simulazioni di combattimenti, come si snodavano gli armati dentro i vicoletti normanni. Insomma, è una proposizione un po' particolare di quello che poteva essere accaduto esattamente 500 anni fa. Nel pomeriggio abbiamo un movimento di armati che faranno anche un po' di rumore, i trombonieri purtroppo fanno un po' di rumore con i loro, devono farlo. E all'imbrunire circa, che siamo intorno alle 20, avverrà l'assalto alle mura e alla Porta Venosina. È un assalto che sarà riproposto su 4 maxi schermi, per cui ci sarà l'opportunità anche di persone che magari sono un poco più lontane, qualche centinaio di metri più lontane dal luogo esatto, perché non possiamo essere tutti su quel luogo, perché sarebbe esattamente, anche perché le porte, le mura erano messe nei punti in cui era più facile difendersi e quindi più difficile salire e arrivare, quindi siamo in posizione particolare, strategica. Questi 4 maxi schermi daranno l'opportunità a migliaia di persone di poter ammirare ugualmente tutto ciò che avviene, perché abbiamo un'ottima regia con due telecamere fisse più una mobile, quindi insomma avremo sotto gli occhi anche tutto ciò che avviene realmente. Chi è più fortunato, magari perché è arrivato prima, lo vedrà un po' più vicino alle mura, ma gli altri secondo me lo vedranno anche meglio sul maxi schermo. Tutto ciò durerà un'ora e mezza, non meno, da quando parte, e poi continuerà diciamo questa ritirata degli spagnoli e dei soldati del principe Caracciolo verso il castello, salendo su a Piazza Duomo, dove avverrà l'ultimo scontro tra i francesi e diciamo i soldati del principe Giovanni III Caracciolo, i quali poi scamperanno all'interno con altri nobili e altri cittadini, scamperanno all'interno delle mura del castello. Invece gli spagnoli festeggeranno questo assedio, e ci sarà un momento particolare in cui ci sarà, come dire, come il festeggiamento dei francesi viene rappresentato un po' dalla rappresentazione che noi faremo dei due gruppi di sbandieratori ospiti, che uno viene da Faenza e l'altro da Assisi, e quindi lo presenteremo a Piazza Duomo.
intorno alle 22 ci sarà intanto aperto il mercatino medievale, quindi c'è l'opportunità anche di finire di godere anche dei mangiafuoco, di quegli spettacoli particolari che esistono nel mercatino, così come la presenza di tanti oggetti che non esistono più da noi ma che troviamo in questi mercatini speciali. E termina, diciamo, il sabato. La domenica mattina si parte alle 4 dalla chiesa di Santa Maria ad Nives, qui a via Ronca Battista, e si va verso la montagna, dove sarà celebrata alle 7 del mattino la Santa Messa da Sua Eccellenza il Vescovo, e dove tutti i popolani saranno presenti, che vanno, molti vanno a piedi, salendo, diciamo, lasciando le macchine più o meno vicino al piazzale della stazione e andando su verso lo Spirito Santo. Poi chiaramente ci sarà il senso inverso, e già dalle 9 partiamo con l'allineamento di questo grosso corteo, come dicevo prima, con oltre 500 figuranti più a altre comparse presenti, per cui si snoderà verso il centro storico e terminerà all'incirca, dopo vari spettacoli in vari punti, Piazza Belemancina, Piazza Duomo, ci sono degli spettacoli particolari di ogni gruppo che è partecipante a questo corteo, e poi si conclude sempre a Santa Maria ad Nives, dove, diciamo, le statue vengono deposte all'interno della chiesa, e quindi finisce la mattinata intorno alle 13. Nel primo pomeriggio alle 16 fino alle 18 abbiamo uno spettacolo di sbandieratori, 4-5 gruppi che partecipano, quest'anno sono 5, che faranno ognuno i migliori numeri del loro repertorio. Poi abbiamo presenza, come dicevo prima, del Cardinale Doria, il quale riceve dal sindaco dell'epoca, il sindaco Tisbi dell'epoca, riceve le chiavi della città e quindi del feudo, e facendo svolgere in onore del cardinale un piccolo spettacolo teatrale che si svolgerà a Piazza Duomo, ed è per noi anche rievocativo della grande leggenda che è Ronca Battista. Finito questo, diciamo, si è in attesa dell'assedio al castello, e sono i progetti, i programmi che si svolgeranno tra il 14 e il 15. E basta andare sul nostro sito, sul sito del comune, sul sito di Melfi Live, sul sito anche del giornale La Nuova, dove noi facciamo pubblicità, e penso che tutti quanti possono leggere qual è il programma delle due giornate. Vi aspettiamo tutti. Naturalmente noi già siamo abituati, ma avrete la solita cortesia, la solita attenzione, e penso che passerete insieme a noi due belle giornate.
Amici di TG7 Basilicata, io volevo salutarvi, ma prima di salutarvi volevo ricordarvi le info. Comune di Melfi 0972 251305, Proloco Federico II 0972 239751, 335 6393 675, oppure sul sito web www.comunemelfi.it oppure www.prolocomelfi.it. Con questo è tutto, alla prossima. Vai Francia, vai! Vai, 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 vai.